Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura la questione Covid con il consueto bollettino. Quest'oggi in Abruzzo sono 79 i nuovi casi, si registrano anche 9 ulteriori decessi, ma continua a scendere il numero complessivo dei pazienti ospedalizzati. Il servizio. 79 nuovi casi di Covid in Abruzzo, mentre continua a scendere il numero degli ospedalizzati. Circa il 2% dei 3.956 tamponi molecolari processati ha dato esito positivo, riscontrando il virus in persone d'età compresa tra 1 e 89 anni. Di queste, 35 sono residenti in provincia dell'Aquila, 22 in provincia di Pescara, 19 nel Teramano e 2 nel Chietino. Per uno dei contagiati invece sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 2.447. Considerando anche gli ultimi 251 guariti, attualmente in Abruzzo sono 7.671 i positivi accertati, 181 in meno rispetto a ieri. Di questi, 254 pazienti, 24 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 25 sono ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri, nessun nuovo ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore, mentre gli altri 7.392 positivi, 153 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Open day con meno adesioni del previsto e regolari sedute vaccinali per chi ne ha diritto, in più screening per gli studenti delle scuole medie. Siamo ad Avezzano, l'assessore del comune marsicano Maria Teresa Corizza analizza i dati delle ultime ore. Ascoltiamola nel servizio di Gioia Chiostri. Assessore, si è chiusa la 2 giorni dedicata all'AstraZeneca e al vaccino monodose Johnson & Johnson. È il secondo weekend che viene dedicato ad una vaccinazione di questo tipo, rivolto ovviamente a determinate fasce di età, diciamo così, quelle prese in considerazione poi dal piano nazionale. Avezzano, come ha risposto in questi ultimi 2 giorni al motto della vaccinazione? La prima giornata di Open Day ha avuto un afflusso discreto, ma non esattamente proporzionale alle disponibilità, perché c'era la disponibilità di 250 vaccini AstraZeneca e Johnson e c'è stata una partecipazione di poco più di 150 persone. Ma naturalmente poi c'è stata la normale seduta vaccinale con i pazienti già prenotati da prima. E nella giornata di ieri non ci sono state adesioni all'Open Day, ma sono stati fatti comunque circa 600 vaccini di persone che erano state prenotate. Si sono risolti alcuni problemi legati, diciamo così, a tutto l'iter che riguarda la vaccinazione, quindi dall'arrivo del farmaco, la preparazione del farmaco e poi il vaccino stesso? Sì, oggi ho affrontato con il direttore generale dell'ASL e con il direttore sanitario alcune criticità e sempre nell'ottica di una collaborazione tra il comune e l'ASL le abbiamo risolte. Oggi parte lo screening rivolto agli studenti delle scuole medie, quindi in qualche modo viene allargata la fascia di età degli studenti. Sicuramente si tratta di un'opera molto importante perché va ad individuare dei positivi qualora ci fossero prima dell'ingresso in classe e quindi evitare, diciamo così, dei focolai che vengono generati proprio all'interno delle stesse classi, il che poi comporta la quarantena e tante misure precauzionali però che vanno un po' a ingolfare, diciamo, tutto il meccanismo della scuola che è ripartita. Dove verranno effettuati questi test e per quanti giorni andranno avanti? Cominciamo oggi nel drive-thru dei carabinieri. Continueremo per 4 giorni, fino a giovedì compreso, e se necessario, se c'è un'affluenza superiore al previsto, possiamo anche prolungare. Cominciamo oggi con la Fermi e domani Fermi Vivenza, poi ci sarà Corradini e poi Marini. È previsto un afflusso discreto perché abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici di darci un'idea del numero di adesioni. Naturalmente si tratta di ragazzi, di bambini che devono avere il consenso dei genitori, per questo abbiamo preferito i drive-thru.
Proseguiamo con la cronaca. Un'area di 2.500 metri quadri a Montesilvano, trasformata in discarica abusiva, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. Denunciate 4 persone alla Procura della Repubblica di Pescara. Ci dice di più Andrea Costantini. È stato un sopralluogo effettuato dall'alto in elicottero lo scorso 8 aprile dai finanzieri del reparto operativo aeronavale in collaborazione con i colleghi del gruppo Pescara a far individuare un'area di 2.500 metri quadri dove era stata realizzata una discarica abusiva nel comune di Montesilvano. Ulteriori verifiche hanno confermato la presenza di oltre 380.000 kg di rifiuti speciali pericolosi abbandonati sul suolo vegetale. A conclusione delle attività, le Fiamme Gialle hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara 4 soggetti ritenuti responsabili di gestione di rifiuti non autorizzata, realizzazione di discarica abusiva e violazioni al testo unico ambientale. Si è proceduto pertanto ad applicare la misura cautelare del sequestro preventivo dell'intera area, nonché dei rifiuti speciali ivi contenuti. Circa gli aspetti ambientali e la salute dei cittadini, a seguito dell'intervento è stata informata l'ARTA Abruzzo per l'esecuzione della campionatura dei materiali rinvenuti e la successiva bonifica del sito sequestrato da effettuare a carico del trasgressore. L'operazione ha anche risvolti di natura tributaria connessi alla cosiddetta ecotassa, il tributo speciale previsto per il deposito in discarica di rifiuti solidi che si applica anche nei confronti di chi illecitamente mette a disposizione aree di terreno adibendole a discariche non autorizzate. La base imponibile, determinata in relazione alla quantità e alla tipologia dei rifiuti stimata dai tecnici intervenuti sul sito, ha consentito di accertare migliaia di euro di tributi non versati. E la cronaca ora purtroppo ci porta al di là dei confini regionali. Un ragazzo abruzzese è stato accoltellato a Roma per un orologio. Jacopo De Marco, 26 anni, praticante e avvocato del Foro di Pescara, ieri si trovava nella capitale per un'udienza in corte d'appello quando attorno alle 9.45 del mattino è stato assalito da un uomo nel parcheggio del tribunale di Piazzale Clodio. Prima ancora che il legale fosse sceso dall'auto, il malintenzionato armato di coltello si è infilato nello sportello aperto esigendo soldi. Il 26enne pescarese, tentando di pararsi dalla lama, ha rimediato una coltellata sul palmo della mano destra. Una volta ottenuto un orologio marca Rolex, il rapinatore si è in un primo momento dileguato e la vittima però, nonostante lo shock, ha allertato una pattuglia dei carabinieri di passaggio e riconosciuto il rapinatore mentre tentava di allontanarsi a bordo di un'automobile. Bloccato dalle forze dell'ordine, così è stato arrestato un 36enne romano che aveva provato anche a fuggire a piedi. Insieme a lui ha arrestato un suo complice, un 60enne della capitale. All'interno dell'auto dei malviventi è stato rinvenuto il coltello a scatto con lama da 12 cm usato per ferire il pescarese. Nessuna traccia però dell'orologio, forse gettato prima che i carabinieri intervenissero. I due rapinatori, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati sottoposti oggi al rito per direttissima in cui è stato convalidato l'arresto e disposta la custodia cautelare. Il giovane avvocato, trasportato in ospedale subito dopo il furto, è tornato in serata a Pescara con 7 punti di sutura alla mano e una prognosi di 10 giorni. Cambiamo argomento. Il 15 maggio parte ufficialmente la stagione balneare in Abruzzo. Sulle spiagge si lavora per gli ultimi preparativi, pronti ovviamente i protocolli anti-Covid. Paolo Renzetti. Conto alla rovescia è già iniziato, il 15 maggio aprirà la stagione balneare nella nostra regione, siamo a Pescara in pieno centro, stabilimento L'Adriatica con la titolare la signora Anna Di Davide, stiamo vedendo alle sue spalle che già si lavora, praticamente tra poche ore verranno messi anche gli ombrelloni, tra 4 giorni si parte. Si parte, sì, ufficialmente è il 15, dal 15, loro approfittano per pulire bene, già hanno messo le basi, bisogna solo cangiare l'ombrellone e le palme, quindi noi ci teniamo molto alla pulizia, rispettiamo le distanze imposte dal programma Covid e siamo carichi, vogliamo lavorare, abbiamo un po' diminuito il numero degli ombrelloni per dare più spazio e anche delle palme. Però noi non ci accontentiamo, l'importante è che la gente viene al mare e abbiamo visto che hanno voglia di venire al mare,
abbiamo ricevuto le prenotazioni, diciamo, più presto degli altri anni, quindi c'è una voglia di venire al mare e noi siamo pronti. Tra l'altro mi diceva che, come anche lo scorso anno, ci sarà un percorso che voi avete preparato per l'ingresso e per l'uscita dal Lido. Tutte le normative Covid noi le rispettiamo e lì è dove è possibile. Noi abbiamo questa possibilità perché la concessione è abbastanza grande, abbiamo praticamente 3 ingressi e quindi facciamo il percorso per entrata, per entrare e il percorso per uscire. Mettiamo disinfettanti dappertutto. Facciamo il foglio della tracciabilità come l'anno scorso per tutti e tutto quello che facciamo rispettare le distanze e soprattutto andate e ritorno, almeno fino a oggi la normativa è così, dovranno andare con le mascherine. C'è la ciliegina sulla torta della bandiera blu a Pescara, una bellissima notizia. Assolutamente sì, dobbiamo ringraziare il sindaco Masci e anche la collaborazione di Padovano, ma soprattutto il sindaco Masci ce l'aveva promesso e ha mantenuto la parola. Ed è un orgoglio, soprattutto per noi balneatori, intanto penso per tutta la cittadinanza. Rimaniamo su questo argomento. Dopo l'assegnazione della bandiera blu a Pescara, i consiglieri di centrosinistra quest'oggi hanno rivendicato i meriti nella passata amministrazione, come ha spiegato questa mattina ai nostri microfoni l'ex sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Alessandrini, voi rivendicate i meriti della passata giunta, perché oggi, se Pescara ha la bandiera blu, c'è stato del lavoro dietro, e questo è il senso della conferenza stampa di oggi, senza strumentalizzazioni come lei diceva poc'anzi. Alla gioia per questa notizia così importante fa seguito l'amore di verità. L'amore di verità impone di evidenziare che le cose non succedono perché facciamo un post su Facebook, ma perché c'è del lavoro. Il lavoro che ha condotto al risultato della bandiera blu è frutto naturalmente di anni di programmazione, di progettazione, di interventi sul depuratore, di interventi sul DCAPA 15, tutta una serie di questioni che sono iniziate, diciamo, nel corso della precedente consiliatura. Io non mi ascrivo a questa categoria per cui ogni volta bisogna sottolineare ho fatto questo, ho fatto quest'altro, infatti mi vedete raramente, però essendo la questione mare divenuta oggetto di, diciamo, strumentalizzazioni politiche molto pesanti, mi sembrava opportuno, diciamo, con la mia presenza, che peraltro fa il paio con la presenza, insomma, delle opposizioni e dei sopravvissuti, fra virgolette, di quella stagione amministrativa, per evidenziare come sono andati i fatti. Io certamente ho apprezzato in passato il fatto che il sindaco di Pescara mi abbia invitato a una serie di inaugurazioni per le quali è evidente che c'era una robusta quota del nostro precedente lavoro, penso al Parco dello Sport, penso, diciamo, alla Piazza dei Colori di Sum. Qui forse sarebbe stato un po' troppo, visto che è stato grimaldello politico, però un po' di, diciamo, buon gusto. Se non sbaglio era quel tale, diceva che l'educazione come il coraggio di un abbondio, come il buon gusto, non è una cosa che si impara per corrispondenza, bisogna averla oppure, appunto, ce ne faremo una ragione. Però siamo qui a sottolineare, appunto, il senso del nostro impegno pregresso, di aver consumato, cioè, il tempo della nostra responsabilità politica, facendo cose buone e giuste di lungo periodo, perché la pubblica amministrazione è una lunga marcia, però ci vuole costanza e impegno. Ieri all'Aquila il presidente della regione Marsilio ha incontrato il nuovo responsabile della struttura di coordinamento della ricostruzione e dello sviluppo delle aree colpite dal terremoto dell'Aquila, quello del 2009. Vediamo. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha incontrato Carlo Presenti, il nuovo responsabile della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009. All'incontro avvenuto ieri a Palazzo Fibbioni all'Aquila hanno partecipato anche il sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi e i primi cittadini coordinatori delle aree omogenee. L'incontro è per velocizzare il cambio al vertice della struttura di missione, ha commentato il governatore Marsilio. Speriamo di poter riprendere il lavoro senza soluzione di continuità. Spesso quando c'è un cambio di responsabilità dentro un ufficio si passano mesi soltanto a rimettere ordine alle carte e a permettere al nuovo responsabile
di assumere l'iniziativa e di comprendere qual è la dimensione del problema che si ha di fronte, siccome negli ultimi 2-3 anni è già successo un paio di volte che c'è stato questo cambio nella struttura di missione. L'ultimo era stato l'ingegner Fabrizio Curcio, che è tornato in protezione civile. Insomma, ci siamo subito premurati di incontrarci per velocizzare quanto prima questa presa, diciamo, di possesso dei temi, individuando una serie di priorità e di questioni. Speriamo appunto di poter avere un rapporto proficuo e fluido con il nuovo capo e andare avanti con la struttura di missione nella ricostruzione. L'amministrazione comunale di Teramo ha ritenuto illegittima la proroga con la quale si consentiva al privato di gestire i parcheggi a raso in Piazza Dante. Dopo 10 anni il comune torna quindi in possesso di questo spazio pubblico e riflette sul futuro urbanistico di una delle piazze più celebri della città. Tania Bonici Castelli. Una delle ferite urbanistiche più impattanti inflitte al centro storico di Teramo è stato lo sventramento di Piazza Dante per la costruzione di 2 piani di parcheggio interrati. La struttura, realizzata dalla società privata, la Parcheggio Piazza Dante SRL, fu inaugurata nel 2009 e prevedeva che il privato gestisse anche gli stalli del piano a raso della piazza fino al 2011 per un riequilibrio economico. Spazio che sarebbe poi dovuto tornare nella disponibilità del Comune di Teramo in previsione di una pedonalizzazione definitiva. Dopo 10 anni, in virtù di continue proroghe, questi parcheggi pubblici all'aperto sono ancora gestiti dal privato. Per questo l'amministrazione comunale ha deciso di affrontare la questione di petto e interrompere subito la proroga, ritenuta illegittima in favore degli attuali gestori, e tornare in possesso dell'area di Piazza Dante. Si è chiusa questa vicenda relativa a una gestione in proroga finalizzata a recuperare uno squilibrio che noi, sulla base dei dati a disposizione, abbiamo verificato con questo studio, che comunque si è chiusa in ogni caso almeno il 31 dicembre 2019. Io sono convinto che se fosse stata verificata per bene la gestione questa storia si sarebbe chiusa molto prima, però intanto mettiamo un punto, continuiamo ovviamente le nostre verifiche, apriamo l'interlocuzione con il concessionario, che comunque resta uno interlocutore per la gestione dei piani sotterranei del parcheggio. Si definiranno i rapporti giuridico-economici per quanto riguarda questo periodo transitorio in cui cambia la prospettiva. Siamo noi ad avere la necessità di riequilibrare la gestione, perché non si giustifica più come proroga. Vedremo appunto quale sarà il tema di discussione con il concessionario. Ora ci si chiede quale sarà il futuro urbanistico di Piazza Dante. Il progetto iniziale prevedeva che, a compensazione dello sventramento dell'area, il piano a raso sarebbe stato pedonalizzato, arredato e fruibile all'intera cittadinanza come luogo di aggregazione. Sarà proprio così? La piazza va sistemata, perché è stato lasciato uno scempio, sventrata in alcune sue parti per una serie di scelte appunto non comprensibili, e quindi la sistemazione della piazza è il punto fermo. Per correttezza nei confronti degli organi che dovranno decidere e anche per la città, che ovviamente coinvolgeremo, in questo momento ci fermiamo a questa riflessione. Valuteremo anche l'impatto che il futuro di Piazza Dante ha, intanto con una riconnessione urbanistica con la città complessiva e anche sulla gestione del piano della sosta. Venerdì partirà da Notaresco, con arrivo a Termoli dopo 181 km, la 7ª tappa del Giro d'Italia. L'evento è stato presentato stamani nel comune della Valvomano alla presenza di rappresentanti istituzionali e della campionessa Marta Bastianelli. Il servizio è di Jacopo Forcella. Presidente di Bonaventura, la presentazione di una tappa di un giro non è mai una cosa scontata. Oggi in una duplice veste, però, doppiamente piacere, immagino le faccio. Sì, ecco, sono qui oggi come sindaco in primis perché, ecco, l'abbiamo pensato a 12 mesi fa, è un grande evento sportivo come dicevate, e per un paese piccolo è difficile ancora di più tutta la fase organizzativa, perché abbiamo un paese compresso nel borgo del centro storico. Però ecco, quando dico sempre, no, solo chi sogna realizza l'impossibile, l'impossibile è diventato possibile. Ecco, il 14 avremo questa grande tappa, abbiamo cercato, ecco, di rendere ancora più accogliente il nostro paese. E che cosa dico sempre io? Che gli eventi, i grandi eventi,
generano entusiasmo e l'entusiasmo genera PIL. Lo dico così perché da tantissimi giorni molti arrivano qui a vedere il paesino, chi al bar, chi al ristorante all'aperto consuma, ecco, nei nostri luoghi. E la cosa bella è che è anche un evento che aiuta le comunità circostanti, perché 1800 persone circa la carovana arriverà giovedì nel nostro paese e pernotteranno non solo a Notaresco ma nei comuni limitrofi o sulla costa. Ecco, è importante perché facciamo anche promozione turistica, perché tanti conosceranno il nostro paese, la nostra provincia, la nostra regione in quei giorni sarà nazionalizzata, eccola, anzi mondializzata, ci sono oltre 200 testate in collegamento per questi eventi ed è importante che in questo momento di grossa difficoltà continuiamo a promuovere la nostra provincia, la nostra regione, la nostra amata Italia. E sono molto dispiaciuta che non sarò presente il 14 per la partenza della tappa del Giro d'Italia, ma sono impegnata in Spagna per delle gare importanti per cui purtroppo non ho potuto dire di no. E sicuramente credo che questo paese si sta muovendo verso un qualcosa di veramente grandioso, perché portare una tappa di un Giro d'Italia, ricevere così tanta attenzione e soprattutto anche non so, importanza da parte degli organizzatori del Giro non è semplice. Sappiamo che in un momento come questo c'è bisogno di molta più cura rispetto che prima, quindi credo che sia veramente un qualcosa di pazzesco, quindi sono molto felice per loro, sono felice per il nostro paese, dico mio perché ormai sono qui da un po' di anni e sicuramente lo sarò ancora per molti, e mi auguro che da qui possiamo partire per delle avventure così importanti che ci portano sempre in alto. Dal ciclismo al calcio, nella pagina sportiva del nostro telegiornale, siamo pronti a voltare pagina, e questo è il titolo della lettera del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, alla città e ai tifosi, che è stata pubblicata stamattina sul sito della società. Il massimo dirigente biancazzurro si è ora scusato per gli errori che hanno portato alla retrocessione e si è detto anche pronto ad allestire una squadra competitiva che possa puntare ad una pronta risalita in Serie B. La gara di ieri con la Salernitana ha fatto calare il sipario su un campionato che è stata un'agonia per il Pescara. Salutata la B, la società biancazzurra torna in Serie C a distanza di 11 anni ed è già il momento di preparare il futuro. Sempre ieri, bocche cucite in casa Pescara, nell'attesa della convocazione di una conferenza stampa da parte del presidente Daniele Sebastiani per fare chiarezza sul futuro. E invece, stamani sul sito ufficiale della società sono apparse le dichiarazioni testuali del massimo dirigente biancazzurro, tese a scusarsi per gli errori commessi in questi mesi che hanno portato alla retrocessione, ma anche a rassicurare i tifosi circa l'imminente futuro. Indietro non si torna, spiega Sebastiani, ed è inutile trovare giustificazioni per descrivere questo momento infelice per i colori biancazzurri, che ci vede dopo 11 anni tornare in terza serie a fronte di una stagione difficile, travagliata e deludente, ma soprattutto pregna di scelte sbagliate. Sebastiani rivolge un pensiero ai dipendenti e collaboratori dell'intera struttura del Pescara Calcio e ai tifosi delusi dai risultati e prosegue: a tutti voglio dare la mia rassicurazione per il futuro, abbiamo una società sana, pronta a iscriversi al prossimo campionato e in grado di allestire una compagine competitiva per cercare una pronta risalita. Cercheremo di portare avanti i nostri progetti giovanili e le tante iniziative oggi in atto, la creazione e la gestione di nuovi centri, utili soprattutto per alimentare quella fiamma di appartenenza comune a tutti noi. Infine, prosegue il presidente del Pescara, sento il dovere di scusarmi con tutte le persone che amano davvero questi colori per la situazione che stiamo vivendo, per la delusione e la rabbia. Ci tengo a dire che da principale responsabile del nostro amato Delfino nutro il vostro stesso sentimento, ma nonostante questo enorme peso oggi non posso permettermi di alzare bandiera bianca. Le delusioni spesso aprono gli occhi e da questo oggi si deve ripartire cercando di rimediare ad errori e chiedendo a voi tutti di stare vicini ai colori bianchi. Biancazzurri. Parole queste che sembrano il chiaro segnale di una volontà di cambiare le cose e intraprendere una strategia nuova, un modo diverso di fare calcio rispetto a quello finora praticato, che ha portato a successi fino a un certo momento, ma poi ad un successivo decadimento, fino alla retrocessione. Parole che sanno di un voler ripartire da zero, con un nuovo progetto tecnico, una nuova direzione sportiva e una rosa da rifondare. Punti che sembrano ineludibili per pianificare un campionato di Serie C da protagonisti. Serie D è stato rinviato a data da destinarsi il recupero della seconda giornata di Serie D tra Pineto e Castelnuovo, che si sarebbe
dovuto disputare domani a causa dei casi di positività riscontrati nella squadra del Vomano nello scorso fine settimana. Restano confermate le altre partite di recupero programmate per domani alle 16. In campo due squadre abruzzesi, la Vastese riceverà l'Aragona e il Castelfidardo, mentre il Notaresco se la vedrà al Savini col Monte Giorgio. Non sarà in panchina il tecnico Massimo Epifani, al quale a seguito del colpo subito domenica a Vasto nel concitato post-gara è stata formulata una prognosi di 15 giorni. La squadra sarà diretta dal vice Matteo Falasca. Si giocheranno anche il Recanatese e Agnonese, Porto Sant'Elpidio Orieti e Fiuggi Vasto Girardi. Proseguiamo con il calcio a 5, partita con il piede giusto, l'Acque Sapone Unigros che ha recuperato in porta Mammarella e ha travolto il Catania nella gara d'andata dei quarti dei playoff scudetto. Domani si disputerà la gara di ritorno in terra etnea, nella quale la squadra di Scarpitti cercherà il pass per le semifinali. Sergio Zappalorto. Torna Mammarella, torna il sole, torna il successo, torna la speranza, ma di più la voglia matta di riportare un trofeo. Ecco spiegato il 7-0 stucchevole dell'Acque Sapone Unigros. Playoff scudetto, prima uscita nei quarti, a spese del malcapitato Catania che domani alle 20 ospiterà i nerazzurri angolani nella propria tana in gara 2. Eventuale bella, sabato 15 di nuovo a Pescara, ma se l'antipasto è questo 7 bello. A proposito, per la cronaca, le firme, doppietta di Ghi e Dudu, in più il solito Luca Ian, ma anche Rafinha e Capitan Murillo. Piange e mastica il fiere una Tombese Ortona che in gara secca, prima fase, playoff di A2, viene eliminata dal Cus Molise in code supplementari dopo aver rimontato e, nonostante l'espulsione del portiere Dell'Oso e alcune, troppe, contestatissime decisioni arbitrali, dopo aver, si diceva, dominato fino al 5-4 in gol Iervolino, Assad, Pizzo, due volte Bordignon. Esce di scena con applausi pure in gara secca una Real Demb che nei playoff di B cade sul campo del Forte Itria con un 8-4 e si era in vantaggio, che nulla toglie al pazzesco recupero stagionale dei Montesilvanesi e che salta ancora una volta l'infinito Junior, autore di una doppietta con uno scavino perla da campione. Con lui in rete pure l'altro fuoriclasse immarcescibile Schurz e il giovane Dominioni. In campo femminile, infine, il Montesilvano ha avuto vita relativamente facile in gara 1 dei quali quarti contro Città di Capena, doppietta di Amparo in apertura a Rotonda Lusidea nella ripresa, ma tante le occasioni sfumate, il 3-1 sta stretto, conta il successo da replicare giovedì in gara 2 con eventuale bella da scongiurare domenica 16. Andiamo avanti con la pallavolo. Nel weekend in Serie B maschile vanno al tappeto l'Alba Adriatica con qualche rimpianto contro il San Giustino e il Paglieta contro il Forte Casarano. Domani per la B2 femminile scendono in campo Teramo e Arabona. Vediamo. Chiusa non senza un mare di rimpianti la parentesi A tra Ortona e Pineto, torna alla B maschile. Liseini Alba Adriatica perde nelle immagini 1-3 contro il quotato San Giustino, ma il risultato non rende merito a quanto visto in campo. Il sestetto di Petrelli ha perso di misura gli ultimi due set, ma con una difesa più precisa e meno servizi errati avrebbe potuto, trascinato dalla coppia di Felice Di Meo oltre 30 punti in due, riportare un risultato diverso in vista del match di ritorno a fine settimana in terra perugina. Discorso diverso per il Paglieta nelle immagini. La generosità non basta a scalfire la corazzata a Casarano, consolidata pur forte com'è dall'arrivo di tal Paoletti, una vita in A ed ex Sie Cortona. Un 3-0 facilmente pronosticabile e reiterabile in gara 2, ma che nulla toglie al percorso della società di Vitelli che si è garantita, regolamento a parte, comunque la permanenza in B dopo una brillante prima fase. Domani il via alla B2 femminile, alle 20 il Teramo riceverà le Umbre del Trestina, alle 21 l'Arabona sarà di scena a Corridoio. I rispettivi ritorni in programma sabato 15, quando in campo, ma per la B1, scenderà anche l'Altino impegnato a Iesi. E questa era la nostra ultima notizia. Questa sera alle 21 su TV6 c'è Pro Teramo di Jacopo Forcella. L'informazione invece tornerà come sempre alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.